mi portò questa chitarra da New York, era una diavoletto come questa, so che era eccezionale, avevo un legno, un'intonazione. Dopo, appunto, 2 anni fa ne ho voluto ricomprare uno uguale, che però purtroppo ha delle caratteristiche diverse. Questa è una Lone Star della Fender. Tu sei il tipico solista? Ah sì, a me piace molto fare solismo e anche il funky mi piace, cioè nel senso che accompagno, insomma, ho fuso la melodia al solismo con l'accompagnamento pianistico, diciamo, cioè per funky intendo, non so. Questo è il mio stile, diciamo, però poi dopo insomma ci sono dei, insomma ci improvviso, però come tappeti armonici diciamo mi piace molto questo genere semicolto, semicolto, nel senso che vabbè devi avere un po' la conoscenza dello strumento applicato a questa ritmicità nera, funky soul, poi vabbè, poi mentre il solismo, dal solismo ho cominciato ad apprendere da Santana, John McLaughlin, Jimi Hendrix, fino agli ultimi neoclassici. Questa è una cosa improvvisata, così, insomma, piccoli studi improvvisati, più o meno precisi. Queste sono chitarre, proprio, già parlano da sole, già il legno qua si esprime, guarda che roba, poi l'odore del legno. Vabbè, era un po' stonata perché insomma era nell'astuccio, per cui comunque mi sembra una gran chitarra questa, che ne dici? Va bene per il blues, per Ma questa più che altro va bene per il jazz, però jazz è una parola un po', insomma, un po' ampia, voglio dire, siamo un po'. Preferisco rimanere nel pop, nella zona pop rock dove posso difendermi, insomma, però. E appunto sì, ho avuto occasione di comprare queste chitarre ultimamente. Sì, sono un po' un feticista, però nel senso ho avuto l'occasione e le ho prese, le ho buttate. Poi mi sono servite per il disco che abbiamo fatto un CD l'anno scorso. È un CD di cover che ci hanno proposto di fare, è piaciuto a tantissima gente. Tra l'altro, vabbè, si trova da Fangareggi e anche da Max Records. E alcuni mesi prima di andare in sala, appunto, così c'era l'occasione di comprare queste chitarre. E allora pensavo, insomma, me ne compro una anche da studio, così se mi capita di fare un altro disco, oppure un disco, che è un disco intero, diciamo, completo non l'avevo mai fatto, avevo fatto dei brani, dei 45 giri, pure degli album per della gente, cioè però un album proprio, diciamo, con 12 pezzi, proprio fatto bene.